You're a troublemaker. You're a troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Io ho iniziato nella ristorazione 17 anni fa. Mi sono cimentato prima a fare il manager all'interno di uno studio fotografico e gestivo il ristorante e dopo 7 anni di permanenza a New York ho aperto il primo ristorante di cucina romana. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, rest like a jet. La caponata è apprezzata e le panelle sono apprezzate perché forse anche perché si presta per il mercato americano che un po' lo vedono come vegetariano. In America in estate a visitare i nonni e a visitare gli zii che erano qui e poi in una età matura ho fatto la decisione di venire negli Stati Uniti, a New York. In New York è un po' più facile intraprendere attività e intraprendere attività commerciale, quindi è una terra che si presta. Ho espresso la mia sicilianità attraverso la ristorazione, attraverso la cucina. Qual è il piatto più votato, quello che cercano di più? Allora, la caponata per assoluto con le panelle, che io la servo assieme alle panelle, poi pasta con sardo e finocchi, la pasta alla norma. Questo è un punto di orgoglio, io cioè, ho il cannolo siciliano che la scorza viene fatta da me, ma la ricotta arriva da Ragona, da Sicilia. Tre ristoranti in 10 anni, dove vuoi arrivare, il percorso come ci sei arrivato? Lavorando e New York e l'americano premia se lavori. Possono apprezzare nel mio locale i piatti che provengono da Caltagirone, da Santo Stefano di Camarra e quindi l'arte che si coniuga anche viene espressa nel piatto. Sono sempre nei miei locali a lavorare. In prima persona? In prima persona, quindi questa è, penso che sia una bella lezione che mi ha dato mio nonno. Non bisogna uscire per riscoprire le proprie origini, ma abbiamo grande storia, cultura, quindi cerchiamo di metterle in pratica anche in Sicilia. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die.